Qualche spiccio, signori, vi prego, qualche spiccio, qualche spiccio. Come dice? Perché mi sono ridotto così? Beh, perché compro i megapack su Arson? Salve ragazzi, sono Protoman e bentornati nel mio canale. Siamo qui perché ho appena acquistato il mega pacchetto della nuova espansione di Arson, quella su Luna Cupa. Il mega pacchetto comprende l'eroe di Nzot, la leggendaria dorata gratis, 80 pacchetti e non mi ricordo altre cose che poi vedrete lì. Se vi state chiedendo se comprarlo o no, io personalmente ho comprato solo quello da 80 perché con quello vi assicurate dust e comunque vari deck da meta per la prossima season. D'altro non mi serviva e poi mi sembrava una spesa eccessiva comprarli entrambi, ma se a voi fa comodo, io appunto vi consiglio di farlo. Se avete la disponibilità economica da investire su Arson, vi consiglio di comprare il mega pacchetto. Avrete tutto quello che vi serve, sia se giocate standard, sia se giocate in Battleground, santo cielo. E quindi vi consiglio di prendere quello lì. L'altro, se avete magari una meno disponibilità economica, però conviene molto di più questo qui. Adesso andremo a vedere insieme cosa ho trovato e vi assicuro che è stato uno dei migliori mega packs che io abbia mai acquistato su Arson. Non vi spoilerò nient'altro, andiamo a vederlo insieme, ragazzi. Signori, in mare! Salve signori, siamo oggi qui riuniti per aprire i packs della prossima espansione. Questi due non sono collegati come PT, nel senso sono due differenti. Non è che se io apro 35 buste di questa e entro le altre 5 di questa trovo una leggendaria, non è così, hanno due PT differenti. Ma noi proviamo lo stesso, dato che alle prime 10 buste di ogni espansione c'è una leggendaria assicurata, ne faremo 5 di queste e poi le 5 qua. Non succede niente, ma proviamo. Non si sa mai. Wow. Allora. Beh, dorata già è buona, no? Io cerco principalmente carte per il Warrior, perché è la prima classe che vorrei provare, ma fin qui ancora niente. Corruzione, più di attacco e furtività, non male per Ronaldo. E va uno Zaffalunga 3-3, ripetere effetto per ogni segreto che controlli. Beh, in questo caso già ne abbiamo due. 2-3-3 a costo 3, non è male. Carino, ma costa un po'. Terza busta. L'ha presa. Cacciatore di Luna Cupa. Ok, questo a me piaceva. Rantolo di morte, se era, vabbè, grido di battaglia era assurdo, però rantolo di morte comunque non è male, soprattutto che assalto, perché noi lo mettiamo, togliamo uno e prendiamo subito lui. Questo è un po' un azzardo, però carino, questo è forte. No, l'abbiamo già trovata. Vabbè. Boh. Mago che non me ne frega niente. Pesca una carta per ogni suo segreto attivato in questa partita. Vabbè, forte. Però a me non interessa. Epica, la teniamo per ultima. Carina. Suo dito corruzione ottiene assalto, pure questa è bella. Pure questa è bella. Anche se andremo a giocarla a turno 5. Forse va. Boh, la metterei forse più a turno 3. Senza assalto. Ripudio infligge danno ai nemici. Questa è forte per ripudio, possiamo anche pescarla. Pesca un servitore.
Questa forte però ha comunque giocato a turno 4, diciamo, quindi però in un freeze che sia control. Ma il Warrior, carte del Warrior, dove sono? Oh, campo minato. Infine 5 danni per 2 a tutti i servitori, che è forte perché ha 2. Quindi in early game anche contro gli aggro, abbastanza assurdo. Non so qui quanto avrà spazio il Face Hunter comunque, perché vedo parecchie rimozioni e assalti. Assalto rantolo di morte, mette la domanda a due passeggeri con un assalto. Beh, bello anche a scontro. Mo ce vado. Ciao ragazzi, la macchina scona. Stato di luna cupa, gli altri corruzione, ottiene il 4 attacco. Beh, in un aggro carino. Allora, non cominciamo con sti doppioni. Questo è carino. Non ha assalto però. Vedete, per te più non ha. Questo mi piace perché sia l'artwork sia l'effetto è come carte che si usavano prima. Quindi magari stanno ritornando un po'. Non è male. Paladino di Luna Cupa. Allora, qua io non ho capito, cioè questo è un buon aggro. Base per l'aggro ce l'ha il Paladin. Però non l'hanno pushato troppo, cioè hanno messo carte forti ma grosse. Quindi non lo so. Pesca una magia combo, pesca anche questa assurda, eh. Questa assurda, raga. Cioè, mo noi ci focussiamo su quelle più forti, sul pack. Piccoli problemi di rete, piccoli un cazzo, vanno avanti da 2 settimane. Trova la connessione, vediamo. Infatti. Che abbiamo deciso? Nel frattempo beviamoci su. Cos'è sta rissa, no? Vediamolo. Questa è forte perché può essere aggiunta dalla leggendaria, no? Assalto dopo che attaccate distrutto un servitore. Beh, è carina. Più del danni che giocano in internet in precedenza. Questa è forte nel mage. 4-7 diventa. No, c'è la leggendaria, hanno fatto il quartetto. Questa è carina, provocazione, provocazione, attenzione, questo pure è carino. È una copia, vabbè, questa è la late game, 8. La classica carta porta.
questo che ricordate, simile a quello vecchio. Secondo me comunque le basi per un agro ci stanno. Non è troppo pushato, giustamente, se no. Però considerando che abbiamo anche la 3-1 che guadagna più 1 per ogni servitore, poi quella che dà salute, beh, qualcosa c'è già comunque, forse dovrò voler guerriere, l'ho sempre contento, qualsiasi esso sia. Ecco pure l'altra, viene rilasciata in questa fortuna. Qui è battaglia, corruzione, vabbè, qua la gestisce, insomma. Speranza di morte. Questa rompe il cazzo, raga. Questa rompe un sacco il cazzo. E vuoi non tenere una larga niente che già l'hanno precedente. Allora, un secondo che voglio cambiare la descrizione, dato che stiamo facendo anche un po' di card review. Lo scrivo nel titolo. No, sbagliato. Un attimo di pazienza. Allora, qui. Perfetto, ci siamo. Dove? Via. Allora, arriva in battaglia, pesco una carta. Questo magari è utile per gli aggro. Non penso, vogliamo farci qualche mill. Non credo. Questa, vabbè, l'abbiamo detta, pesco dei servizi insieme a me. Questo è un Demon Warlock che non ha mai fatto in questi ultimi tempi grande scalpore, però adesso c'ha bei demonucci, insomma. Questa l'abbiamo detta, rantra di morte senza tutti i servitori. Questa, diciamo, vabbè, un rantro di morte, quindi uno potrebbe iniziare a counterarlo, però per una board. Quando uno magari ha una gran board, questo è quasi un removal, eh? Tralasciando i danni che vengono lo stesso, però magari con assalto, silenzi contro un druido anche, non è male, non è male. Anche se assalto, vabbè, lo scopa, come glielo dai. Prima di entrare in questo turno pesca anche il druido, questo vabbè, quei fendenti magari, va in gran combo. Ottiene piano piano dopo aver giocato una carta con il turno. Bah, oddio. Forte, però non penso diventi enorme, cioè per farli guadagnare qualcosa. Che carte con ripudio ce ne stanno, ma non è che fanno tutte in sinergia, boh. Lo vedo come un buon drop a 2, magari da potenziare, ma non più di 1 più 1, 2 più 2, credo. Questa mi piace un botto. Questa mi piace un botto. Questa è come urlatore, no? Come era strillone. Prende qua assalto già forte. Peccato, vabbè, che aveva già non servito. Però corruzione più 2 più 1. Insomma,
Non è male. Allora, oh, 5 campioni. Questo per un Taunt Warrior è forte. Però devi avere tante provocazioni. Questa, vabbè, forte, tanto forte. A 1-1-1. Questa già abbiamo detto che è forte. Questa pure, vabbè, è un addino bello. Come quello del Warrior, ma più forte. Servitore, 2-2. Però ovviamente, vabbè, ce l'hanno fa meno danni, quindi ci sta. Quelle carte pratiche. La prossima carta è un combo, in questo turno possiamo... Vabbè, questa è una prep un po'... Però con combo, un po' restrittiva. Comunque 3-2. 3-2 a 2 è un body della Madonna. Dopo che viene magari un servitore con assalto, tutto il controllo rifornisce due attacchi. Questo potrebbe andare in combo con quelle del Warrior. Col dio del metal. O comunque tutti gli assalti che... gli hanno dato. Elementali di zucchero, bella questa, non so quanto sia utile, però sicuramente per gran finale questa è molto utile. Salto corruzione, questo è un po' pesante, ma ci potrebbe stare. Beh, questa è una rimozione, certo è grande, però una rimozione non male. Questa mi piace, l'artwork. Provezione che io potrei mettere un servitore casuale da 4 mani nella mano dell'avversario. Beh, oddio, da 4 mana ce ne stanno fortini, vabbè, a 3-4-4 provocazione, ma non la vedo bene. Pigge 3 danni, un servitore per 3 attacco al toro per questo turno. Beh, bei danni. Crido di battaglia, lancia un segreto dal tuo mazzo. Beh, sfoltisce generica, forte. Anche se a 3 è un po' pesa, eh. Bello comunque i pochetti di arte qui. Questa, ripeto, non è un po' pesante. Salta un attacco di monte, capo di assistente 1-1, provocazione. Questa è pratica. Assalto da 3 è forte. Poi fa value con provocazione 2-1-1 per pari un po' il turno. Cioè rimuovi e ti pari. A 4, boh, monocopia forse. Segreto, dopo che un servitore attaccato al tuo eroe, ne avevo una copia con furtività. Carina. Questo è forte. Secondo me questo è forte. Però per un buff carino, forse è il Paladin. Vabbè, questa è una bella rimozione, bel body. Perché muore per questo turno. Rimozione, ma non la vedo tanto forte. Vabbè, questo è il classico ogre d'arena. Oh, Banzot, risuscita un tuo servitore di ogni tipo. Allora, questa qui lenta potrebbe andare in combo con il Warrior, che c'ha vari tipi. Però è lenta. Dipende se punta a essere aggro. Questa è una bestia, secondo me. Questa mi piace un sacco. Pirata, Warrior, Army. Provocazione, vabbè, c'ha uno. Però a 2, eh. Questa secondo me non tanto per provocazione, ma per l'attacco. Un altro. Per l'attacco, perché a 2-5 attacco
messa bene, soprattutto elementale, quindi il mago romperà il cazzo. Questo è il classico Zolok, che spero non ci sia un'altra volta, spero in un Warlock Control, no? Per fare molti servitori. Ah, magari un po' per curarli. O per levare. Ah, questa contro il Paladin è forte, mamma mia. Paladin o comunque servitori buffati. Questa pure è carina. Per quanto riguarda la questione, fornisce anche se è matura. Però boh, non da, non pesca, non fa niente, non lo so, forse è difensiva, qualche removal, non lo so. Ah, questa, vabbè, una gran combo con quell'altro che prende più uno più una ripudio, però queste combo così tu, devono essere ben calibrate. Epica. Oh, questo mi piace un botto. Secondo me è forte, rara dorata. Oh, quante rare. Rinviene una maggiore, cioè... Beh, è forte. Questa è forte. Questa... Quella sì, carina anche quella di... Questo pure. Secondo me questo darà, romperà parecchio le palle. Sia in uno Zolok sia in un Warlock contro. Vabbè, questo l'amalgama. Carino. Provazione di battaglia. Questa ripeto è. Fornisce forza di dare per un turno. Boh, difesa oppure qualche combo con i furtivi. Tutti i salti c'ha il cuore. Mi piace. Alternazione prima di credere il caso in turno costa uno. Vabbè, ma cosa. Quella va subito levata. Quando ne metterebbe uno da tre, con quella ne mette tre, quindi direi sì che posso più levare. Epica rara. Oddio! Oddio! Quanta roba! Furto vitale, due effetti di furto vitale da neanche. Questa. Cioè si potrebbero fare gran combo. Cioè anche un OTK si potrebbe fare. Come se prendete il Soul Demon Hunter. OTK. Metti. Qualche dannino così, 12 danni, furto vitale, 24, qualcuno l'ha già preso, qualche servitore. Questo... Questo è forte, vabbè però a 8. Quanto rimane mentre i biglietti di mazzo non hanno pescato un set di pezza. Pezza di cazzo, vabbè, sì. Forte. Assalto pure questo troppo grosso, madonna. Troppo grosso. Infligge un danno al servitore e a quelli adiacenti. Anche se ci sta, ci sta, però è grosso. Ho già detto che è grosso. Questo vabbè, è carino per curarsi contro gli aggro. Bella removal. Scudo divino, corruzione. Non devo, l'avevamo già detto. Un po' pesante, ma buono anche quello. Per battaglia, allora questa è forte perché comunque costa 3, 1, 2 e evoca
praticamente ne potrebbe evocare due. Però non capisco questi duellanti dove vogliono arrivare. Cioè se saranno forti o no. Io però lo subito un altro. Corruzione. Quello per il costo che c'ha. Bel body, madonna, bel body. La migrazione infligge 12, però forte, cioè rimuove il servitore ogni anno con una carta, praticamente rito di battaglia con una passeggera 1-1 con assalto per ogni servitore della tua mano. Anche questa non è male, parlo sempre del Wario. Che casino di servitore. Qui c'è dei danni al servitore se muoio mettere una mano dove prendi questa carta. Beh, carina, uno fa quei dannetti in più che servono magari per poi la rimozione grossa oppure in early game. Dio di battaglia mette nel tuo mazzo carta in caso che serve una mano, questa è una carta. Boh, sicuramente buonissimo a turno 1 come voi. L'effetto pure non è male. Questo è bello. Questo mi piace. Anche se ripeto, 3. Se bisogna pure corromperlo è un po' un casino. Magari turno 3 coin, ne fai un altro e lui lo giochi al turno 4, però. Ok. Io voglio trovare lo scettro del Warrior comunque. Più uno servitore decente. Beh, non è male. Non è male. Gli aggro ne beneficiano parecchio. Durata. Magari una grosciama, no? Lo sta. Allora, infligge 10 danni su 10. Beh, questo è un reno a magia. Quindi un reno che non serve ai lander e che ne può mettere anche lui. Dopo che ha lanciato una magia riceve una... Ah, ok, questa te l'ha trovata. Assalto, questo nemmeno per ogni magia... questa non è male. Andandola a giocare a 1, a 2, anche a 3, assalto 4-4. Certo, il deck va fatto su quello, eh? Se no la giochi a basso costo. Paladin. Più un attacco e scudo divino alle tue orde. Questo ho capito, cioè. Però per evocare mano d'argento non ce ne abbiamo tante. Giusto, vabbè, quella là è una evoca 5, per carità, fortissima. Però a parte quella... Non ricordo le leggendarie del Paladin quale sono. Per tre attacchi effetti di tanto demone per questo turno. Beh, solita cura del Warlock. Carina. Beh, una specie di Barn questo, pure per... Boh, forse Face Hunter troppo grosso. Però. Oppure tipo in un Priest che lui si cura, ma mi conviene fa danno se si cura. Epica. Quale prima? Dai.
pesca dobbiamo creare? Un po' troppi doppioni, eh? Assalto costa uno. Costa uno se il tuo eroe attacca. Ah! Questa col soul è assurda. Assurda. Sai, l'attacco basta quella che dagli 5 col frammento e poi eroe. Certo, poi deve avere un altro mana per lei, però. Bello quantomeno. Un'altra. No, iniziamo con le dorate, no? Bloccato, troppe dorate. Bello, un senso di soddisfazione, senti tutte dorate. Sembra che hai trovato il bacchetto più raro del mondo. Ma non serve di rendere cosa male. Beh. Murlo Paladin, boh. Forse Agron. Comunque il Paladin c'ha un sacco di archetipi a sta espansione. Speriamo non girino tutti. Quando la apre, beh, oh dai, qua la leggendaria la troviamo sicuramente. Cacciatore, oh, non serve tanto. Ma se il cacciatore va, la prima squadra dorata. Questo spacchettamento, sono soddisfatto. Allora, beh, due rare, dopo una leggendaria due rare non è male. Beh, è un piede diverso però. Quattro attacchi è morto, però io ho capito questo. Un'altra dorata, ormai dorate. Arston, se pronuncia, se no poi rompono la palla. Beh, questa ce l'abbiamo, dai! Dai! Pesca l'arte, ho capito, ma... per Warrior li voglio, anche se questa è carina, eh? Cioè però un po' a caso, bisognerebbe o qualcosa che anticipa le carte che peschi, oppure vabbè, sapendo cosa hai, magari qualcosa che fa vedere le carte poi le metti nell'ordine tuo, ma non mi pare che sono uscite carte così. Un'altra leggendaria ce la meritiamo. Ce la meritiamo. Io la merito. La leggendaria che ci meritiamo, ma di cui non abbiamo bisogno. Io vorrei più una che non mi merito, ma che ho bisogno. Epica pinna magica. Ma che mi frega di pinna magica? Anche se ho scelto questi... dalle carte che vedo, se vengono usate non è male. Un'altra leggendaria ce la meritiamo. Anzi, altre due, guarda, voglio fare. Carine, eh? Dai. Mm.
questo quello mi piace. Provocazione a zero, giocando una da otto. Alla fine se gioca in un control o qualcuno che va in late game, lo regge, no? Non devi mettere a turno 7 per forza. Quando arrivi in late game i mazzi lenti girano, quello non è che lo mette in un aggro. Anche se... Oh, ma qua non sono altro mai nient'altro, no? Oh, questo è molto interessante. Beh, questo è forte, cioè costa tanto, ma sicuramente andrà giocato scontato, però è forte. Oh, una l'abbiamo trovata, Warlock. Boh, questo mi sa di combo, però ah, l'abbiamo preso, almeno uno. Forte, quello là è forte, cioè ovviamente il mazzo va fatto su quegli archetipi, però forte quell'arma. Preparato, allora. Dai, quell'altro no. Birbante. Distrugge un cristallo in mano. Viene giocato bene alle giocate forti dei deck, è abbastanza forte. Oh, un'altra leggendaria se la riusciamo a strappare. Abbiamo proprio concluso in bellezza. Ma arriva, la sento. Sta circa verso gli ultimi tacchetti, secondo me. Verso gli ultimi tre. Alla fine del tuo turno evoca una copia. Beh, questo come endgame è forte, anche se arrivate in endgame del priest che gioca con i servitori dovrebbe essere abbastanza vinta, però quello qualcosa dovrebbe ribaltare, o qualche combo anche. Un'altra epica, un gioiello di Inzoth, bella come artwork, bella. Evoca tre tuoi servitori contro la morte, è anche forte. Dai, arriva. L'ultima leggendaria arriva. Sta vicino. Sta vicino, raga. Non qui. Che avevo detto? Da questi pacchetti qua nemmeno. Però dalla dorata, allora qui no, perché no, e infatti niente, qui nemmeno, non me la sento. Beh, verrà. E qui nemmeno, secondo me. Però aspetta, giusto. Dai. Però dai, tante epiche, altri pacchetti. Disastro, distrugge un servitore, costruzione. Vabbè, questa è la classica rimozione che va fatta in endgame, che è forte perché è del Warlock, che sono contento se diventa un control forte. Allora, facciamo un po' un riepilogo. Facciamo così. Allora, Demon Hunter leggendaria, non siamo messi male, insomma, come a dust totale delle carte che ci abbiamo per fare un eventuale deck.
Poi bisogna vedere quelle che si useranno. Druido ci abbiamo, boh, quasi, non è vero, pensavo di più. Però comunque ci abbiamo già queste due, anche se sono comuni, vabbè. E queste anche ce ne abbiamo due, se non sbaglio. Dai, non è male, questa qui una, okay. Secondo me si gioca una, un po'. Hunter Benino, sì, c'è lei, loro, gioiello, anche questo ce ne abbiamo varie, no? Sì. Benino. Mago in realtà a me frega un cazzo, cioè frega poco, però leggendaria, gran finale, comunque rara, vabbè, mago niente di che, a parte la leggendaria. Paladin, queste non sono rare. Beh, Paladin niente di che, a parte questo, che comunque è uno solo. Carino, non so manco se si giocherà qui, ma penso di sì. Priest per due, questo per uno, non male. Ladro manco lo guardo perché io i Sinx non li gioco. Comunque mi avrò pochissimo. Sciamano niente male, niente male, soprattutto loro non male. Warlock anche, se non sbaglio, sì, leggendaria, varie epiche. Ma questa è comune, eh? Ma infatti dove cazzo li tiene? Però non è che grosso. Warrior siamo abbastanza fieri, vabbè, sono tutte comuni, cazzo, però questo sono contento, ne troviamo due. Un robot, un drago, un pirata entrano nelle fauci spalancate di invio antico. Il robot è troppo spiegato. No, pirata è perfetto. Maledizione! Come pirata è perfetto? Pure questo se ne troviamo due, non è che facevamo male, eh? Battute scontate ma belle. Vabbè, comuni, dai. Abbiamo un bel, cioè no, comuni generiche. Abbiamo un bel bottino. Questi, boh, cioè per me arena. Ah, lui l'avevo dimenticato. Questa comunque questo è carino, questa però è bellissima. Se era dorata, questa secondo me era assurda. Vuole soltanto facciare tutte le creature di arte, ma soltanto abbracciare. Perché non farsi abbracciare da Misotti, Dio degli abissi, che è un nome comunque che ispira fiducia. Bene gente, il video termina qui. Non è stato male come Pax, vero? Io vi ricordo sempre di seguire i miei account Twitch e Instagram, che sono sempre aggiornati. Faremo sempre nuovi video, nuovi content. Sto sempre all'inizio, come ho detto anche negli altri video, quindi fa comodo anche un'iscrizione, un like, mettete quello che vi pare, che mi fa sempre piacere. Inoltre vorrei dirvi che prossimamente in questi giorni uscirà un nuovo video per chi non è ancora molto convinto a iniziare a giocare a Hearthstone, oppure chi si è stufato e vuole smettere, è stufo per qualsiasi motivo. Vi elencherò tutti i pregi e i difetti di questo gioco per decidere se nel 2020 è consono giocare a Arsan o no. Quindi ci vediamo nel prossimo video e come sempre alla prossima!